Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un intro un po' diversa. Sono in strada e sto andando in palestra. Come alcuni di voi già sanno, magari perché mi seguite su Instagram, mi sto preparando per delle gare che molto probabilmente andrò a fare a primavera estate. Oggi vi voglio portare in palestra con me nel mio allenamento di spalla. Quindi andiamo. Siamo arrivati in palestra, ho già fatto qualche serie di riscaldamento e adesso si parte con la prima serie allenante. Come primo esercizio di questo allenamento di spalle andiamo a fare una shoulder press. E che metodo vado ad utilizzare? Vado ad utilizzare in questo primo esercizio un piramidale. Quindi prima serie 12 ripetizioni, poi 10, poi 8, poi 6, aumentando sempre il carico tra una serie e l'altra. Come avete notato, ho fatto questo esercizio seduto al contrario. Perché? Perché questo macchinario ha una traiettoria non lineare verso l'alto, ma va leggermente indietro rispetto allo schienale. Quindi, se sto seduto normale con la schiena sullo schienale, andrei ad enfatizzare maggiormente il lavoro spingendo indietro sul deltoide posteriore. Mentre se sto seduto al contrario, la spinta è in avanti, quindi vado ad enfatizzare maggiormente il lavoro sul deltoide anteriore. Io sono carente di deltoide anteriore, come vedete il posteriore ce l'ho molto più sviluppato dell'anteriore e quindi preferisco farlo in questo modo per curare il mio punto carente. Secondo esercizio per le spalle, vado a fare questo fantastico macchinario della Panatta. A me piace molto perché, a differenza della classica shoulder press che ha una spinta dritta, ha una spinta che tende a chiudere, un po' come quando si va a fare il military press con i manubri. Quindi diciamo simula abbastanza bene la spinta con i manubri. Siamo arrivati all'ultima serie, adesso si fa una tecnica speciale, vale a dire 8 ripetizioni con la destra, 8 ripetizioni con la sinistra e 8 insieme. Però nel mentre lavora la destra, la sinistra non sta ferma a riposarsi, ma sta in una leggera isometria, quindi la spalla lavora ugualmente anche se il braccio sta fermo e poi viceversa quando si fa l'altro braccio. Mamma mia, l'urlo della scimmia. Very pump. Dai, c'è un po' di pump nelle spalle, dai. Terzo esercizio, adesso si parte con le alzate laterali. Oggi vi voglio mostrare le alzate laterali fatte un po' a modo mio, con una tecnica, con una presa a martello, dove si riesce a coinvolgere molto di più tutto il deltoide laterale.
logicamente non si riesce a caricare molto come nelle alzate laterali classiche, proprio per la difficoltà della tecnica. Si parte con i pollici rivolti verso al corpo e si sale con una presa a martello, andando a chiudere con il mignolo verso il soffitto. Il movimento deve essere cercando di spingere con il gomito verso il soffitto e non con i gomiti all'indietro come fanno in molti. Poi, quando è che ci si deve fermare? Ci si deve fermare quando il bicipite è più o meno parallelo rispetto al pavimento. Se cercate di andare più su, rischiate un'infiammazione ai tendini della spalla, quindi fate attenzione. In più, nella fase negativa non vi dovete fermare con le braccia lungo i fianchi, ma le mani devono essere dietro alla vostra schiena. Quindi il movimento è questo: mani dietro alla schiena e non mani qui, ma invece qua. Si prosegue adesso con le alzate frontali. A me le alzate frontali, dato che comunque sono alto e tendo a sbilanciarmi molto in avanti quando le vado a fare, mi appoggio con la pancia e con il petto e vado a fare le mie alzate frontali. Così non mi sbilancio e mantengo sempre la schiena ferma e dritta. In questo modo riesco ad isolare maggiormente il deltoide anteriore, che tra l'altro è un mio punto carente, quindi per me è fondamentale andare ad isolarlo per andarlo a colpire meglio. Adesso passiamo alle tirate al mento, 3 serie da 12-15 ripetizioni. Come ultimo esercizio andiamo a fare le scrollate, esercizio che coinvolge trapezio e deltoide. In genere questo esercizio si può fare al multipower, col bilanciere, con i manubri. Io mi trovo benissimo a farlo con questo attrezzo qua, che va a simulare abbastanza il movimento di due manubri. Come numero di serie e ripetizioni, qui vado a chiudere l'allenamento con 3 serie. Numero di ripetizioni massimo, quindi fino a cedimento. Una cosa che vi consiglio: se fate questo esercizio, fate una leggera pausa nella contrazione e quando andate giù cercate di allungare le spalle verso il basso il più possibile. Così facendo andrete ad attivare meglio tutto il trapezio. Allenamento finito. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video. Comunque io vi lascio qui sotto in descrizione l'allenamento di oggi, tutto scritto, serie, ripetizioni, esercizi, così voi se volete potete provarlo a fare a casa o nella vostra palestra.
Se lo provate, fatemelo sapere, magari mi scrivete su Instagram o nei commenti qui sotto. Se volete altri video di allenamento dove faccio un gruppo muscolare che volete voi, ve lo scrivete sotto nei commenti, così magari, come ho fatto in questo video, vi metto tanti consigli, tanti trucchetti che utilizzo io stesso quando mi alleno, così se volete potete provarli anche voi. E niente, vi ringrazio, lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video.